Quello che è stato fatto fino adesso per il coronavirus è qualcosa utile, sicuramente, e credo che noi, come cittadini, dovremmo comportarci a modo e quindi evitare l'esplosione, come dire, di situazioni di panico. Poi però c'è il contraltare del quello che lo Stato ha fatto per noi. Ci sta proteggendo dal virus? Sì, no, non so, bene o male, poteva essere fatto prima. Comunque sta facendo la metà del suo lavoro. Ci stai provando? Hai fatto la metà del dovere tuo. C'è però un qualcosa che nessuno chiama in causa, perché è la nota più dolente, vale a dire quei nostri concittadini che in questo momento vivono una situazione drammatica, non tanto per la questione virale che di per sé scopriremo nel tempo, ma per una questione pratica, oggettiva. Cioè noi oggi in Italia abbiamo una situazione, i 50.000, 100.000 che in questo momento sono in questa quarantena forzata, hanno un paradosso: o moriranno per il virus, e viva il cielo, non accadrà, perché le stime sono decisamente al ribasso, ciò non significa che vada sottovalutato, ma nel rispettare la quarantena molti di loro vedranno morto il loro futuro. Perché? Voi immaginate tutte le attività commerciali che per 14 giorni saranno costrette a restare chiuse, avranno assegni che passano, bonifici che non arrivano, entrate che non ci saranno. Non un giorno, non due giorni, ma 3, 4, 5, 10, 14 giorni senza entrate, con le spese che passano. È qui che si vede lo Stato forte come è intervenuto in Cina, garantendo anche i fondi per le società per azioni. E allora io mi chiedo, dov'è lo Stato? Perché lo Stato, se fa il suo aspetto, se fa il suo lavoro sotto l'aspetto sanitario, fa la metà del dovere suo. Ma chi va a tutelare tutte quelle persone che, se io fossi messo in quarantena e avessi necessità di uscire per salvaguardare il futuro della mia famiglia, cercherei il modo di uscire di nascosto, come farebbe chiunque altro. Se so che il giorno dopo, se non arrivo a coprire un assegno o non arrivo a pagare un pagamento, nessuno interviene a stoppare quello, nessuno garantisce il debitore o il creditore, non è solo la salute del paese che va in mora, ma il paese stesso e quella persona. Quindi io uscirei, perché se non mi ammazza il virus, mi ammazza l'economia. Allora, la Cina è stata grandissima, il paese più totalitarista al mondo, dopo la Corea del Nord, a mettere le mani dappertutto e quindi scongelare completamente entrate e uscite, pagamenti. L'Italia dov'è? Queste sono le domande da fare allo Stato, perché per il resto non possono fare niente di più di quello che hanno fatto, non possono fare niente di più, perché il mondo non sa cosa fare, non siamo noi. Il mondo intero sa come comportarsi. Ora ci sarà qualcuno che litigherà con questo partito o quel partito, ma è il mondo che non sa come fare. E invece sull'economia sappiamo dove intervenire. Allora noi abbiamo 50.000 concittadini bloccati, ma chi garantisce a quel proprietario di alimentari, al lattaio, al bar, al macellaio, al fruttivendolo, al supermercato, chi garantisce che i pagamenti verranno bloccati? Chi? Lo Stato deve intervenire e congelare quei debiti che ci sono. Se non lo fa, è uno Stato debole. Non è uno Stato debole se blocca o non blocca il virus. Quello può farlo la natura o gli scienziati. Lo Stato dovrebbe fare lo Stato.